Qual è il senso di questa iniziativa di stamattina che raggruppa le consulte giovanili? Oggi sono presenti a Sciacca al Multisala Campidoglio. Si è presente una rappresentanza di tutte le consulte siciliane che fanno parte dell'assemblea delle consulte e oltre a loro vi è anche un membro che viene dall'Inghilterra, un altro esponente dell'assemblea che proviene dal Marocco, quindi abbiamo assunto una funzione anche internazionale. Oggi è il primo giorno di questi 2 giorni che si parlerà di cultura, si parlerà di turismo, si parlerà di tutte le problematiche che coinvolgono i giovanili. Cercheremo degli spunti attraverso dei tavoli di lavoro per dare la possibilità, per trovare una soluzione a quello che è il problema della migrazione giovanile, perché molto spesso noi giovani siciliani lasciamo il sud per andare a cercare lavoro in altri paesi a nord. Quindi oggi 2 giorni, ma la consulta di Sciacca quando vedremo iniziative proprio concrete? Allora, quest'anno abbiamo fatto diversi eventi, naturalmente sono stati degli eventi in piccolo in base anche al numero di esponenti che ha la consulta. C'è stata una conferenza sul bullismo a febbraio, poi abbiamo fatto Piazza di Libri insieme al collettivo 0925. È un'attività che va avanti. Sì, diciamo che... Oltre alle difficoltà, sì, possiamo dire... Diciamo che ci difendiamo per quanti siamo, cerchiamo di lavorare. Abbiamo fatto anche una giornata, anzi 2 giorni dedicati allo sport, lo stazione per i bambini, insomma. Sì, dovremmo fare il grande salto di qualità, però per i numeri che abbiamo, secondo me abbiamo raggiunto un buon obiettivo quest'anno. Quanti siete oggi? Sulla carta una 20, però attivi la metà. Dobbiamo aprire questa consulta. Eh sì,